Ragazzi, 3 punti fondamentali, fondamentali per lo scudetto, valgono 2 per ragazzi tutti i punti, perché comunque lo Spezia era una squadra che nelle ultime gare aveva fatto comunque molto bene, era una squadra comunque in salute con un Provedel che pensava facesse i miracoli, invece per fortuna non li ha fatti, ma ho visto che contro le Big praticamente fa sempre miracoli su miracoli, per fortuna questa sera è stato normale e comunque ti ringrazio Provedel. E perché di solito poi i portieri contro di noi fanno sempre più miracoli, quindi ho detto sicuramente stasera ci farà bestemmiare, invece no. E abbiamo vinto una partita di carattere, la terza partita consecutiva dopo quelle con la Juve e col Verona. Abbiamo subito gol alla fine, però comunque una buona prestazione della squadra, che se non abbiamo, non abbiamo chissà fatto chissà cosa, però comunque l'indispensabile per portare a casa comunque 3 punti d'oro. Ho visto ragazzi sul primo tempo perché loro sono dovuto andare al lavoro, infatti adesso ve lo faccio adesso il video ragazzi, alle 10:30 uscirà questa notte. E ragazzi ho visto comunque il primo tempo abbastanza bene, ci abbiamo provato, loro erano molto chiusi e siamo riusciti a trovare il gol ragazzi con Brozovic, visto comunque i primi 30 minuti sono stati poco e niente, non abbiamo fatto niente praticamente, a parte qualche spunto di Correa che però ha fatto una partita secondo me non proprio, non molto positiva. Ci siamo riusciti a trovare il gol con un Brozovic incredibile, finalmente ragazzi ha trovato il suo primo gol in stagione. Ragazzi ha fatto una gufata assurda lì in telecronaca, al 15° tipo hanno detto che Brozovic non segnava da maggio dell'anno scorso, quindi ormai praticamente quasi un anno, sono 11 mesi che non segnava dalla partita con la Roma. Ragazzi torna a segnare proprio 15 minuti dopo che l'hanno detto, una gufata incredibile, incredibile, quindi grazie che ci avete gufato. Un gol. No, incredibile, incredibile. Brozovic fa partire l'azione, stacco di testa di D'Ambrosio a fare la sponda, che non so perché, ma era in attacco. Infatti, anche un'azione prima era in attacco, ha fatto sponda per Dzeko che ha preso palo, e la seconda volta ha fatto un'altra sponda. D'Ambrosio è veramente un uomo in più, il 12° uomo. Sponda per Brozovic che mette l'azione, mancino al volo assurdo che ha spaccato la porta. Provedel non ha potuto fare nulla, ragazzi, è poco da far lì quando ti fa un tiro così incredibile. Poi da sottolineare la prestazione di Barella, finalmente che è di nuovo in crescita, ha fatto una grande partita, mi ricordo uno stop incredibile che aveva fatto dopo pochi minuti sul lato, uno stop incredibile, che qualità ragazzi, che qualità. Poi ragazzi loro ci provano a trovare il pareggio, perché comunque anche dopo 5 minuti Perisic ci aveva fatto tipo una cazzata, perché gli era passato il pallone sotto, Gyasi era tu per tu con Handanovic, per fortuna non ci è arrivato prima, è stato bravo Samir ad anticiparlo. E se no ragazzi poteva essere 1-0 per loro, con il Maggiore che aveva lanciato Gyasi, Perisic ci aveva ciccato, per fortuna non ci ha fatto gol. Poi nella ripresa hanno sfilato gol con Manai, un nostro ex ragazzi, quindi ho detto sicuramente ci farà gol, invece no. Corner degli Spezzini, stacco di Manai, più che uno stacco per me era una sponda, però per fortuna non c'è arrivato nessuno, però comunque è uscito di così ragazzi, di così. Che culo. Poi siamo riusciti a trovare il gol 2-0 con Lautaro che è subentrato, finalmente è riuscito a tornare al gol, in trasferta. E con una bellissima stampata su un cross del solito Perisic, ragazzi, ha fatto quella cazzata all'inizio e poi una grandissima partita condita anche con l'ennesima assist della sua stagione per Lautaro, che ha fatto veramente lì molto bene, una bellissima stampata ad anticipare Erlich per fare il 2-0. Poi ragazzi loro tornano in partita all'88esimo con un Giulio Maggiore ovviamente sugli scudi, ha fatto una grande partita, trova anche lui il suo primo gol in campionato come Brozovic, facendo un gol incredibile, incredibile, un gol più bello dell'altro, tira dal limite dell'area, incrocio gol, un qualcosa di assurdo, solo contro di noi poteva succedere. Lì abbiamo rischiato, ma dopo in contropiede ragazzi la chiusa Alexis Sanchez, però bisogna fare i complimenti a Inzaghi che ha azzeccato i cambi. Lautaro e Sanchez decisivi, Lautaro con un gol e con un assist, Sanchez con il gol nel finale con Lautaro in contropiede, è servito Sanchez in mezzo che ha concluso all'angolino dove provvedere non ci poteva arrivare. Questo ragazzi è il mio video, fate sapere qui sotto cosa ne pensate voi nei commenti, il Milan ha vinto, però comunque sono sempre lì, bello.